Ragazzi, ciao, bentornati sul canale con un nuovo video. Oggi inizierò a fare una serie di video tutti quanti dedicati agli oli essenziali, perché vedo che ogni volta che parlo di questo argomento, che tra l'altro sto studiando e vorrei proprio specializzarmi in aromaterapia, vedo che c'è sempre tanto interesse. Quindi ho pensato di iniziare con questo video, che sarà correlato anche a un articolo sul mio blog, che trovate qua sotto nel box informazioni tutte quante i collegamenti per andare a vedere, e sarà un video introduttivo su che cosa sono gli oli essenziali, le caratteristiche che hanno, praticamente i metodi di estrazione e gli utilizzi, e poi dettagliatamente man mano nel percorso, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, andremo a vedere dettagliatamente ogni singolo olio essenziale, quindi gli usi e le proprietà. Io qua ne ho alcuni, però oggi giustamente non andremo a parlare nel dettaglio di tipo un olio essenziale che può essere un olio essenziale al mandarino, ma andremo a vedere le caratteristiche in generale. Allora, innanzitutto comincio col dirvi che gli oli essenziali sono delle miscele, sono questi composti che vengono estratti dalle piante, sono, possiamo dire, il cuore della pianta, e vengono estratti praticamente dalle foglie, dai rami, dalla corteccia, dalle radici. Praticamente per ogni olio essenziale c'è una parte della pianta la quale è più ricca di quest'olio, che praticamente si alimenta con il sole. Quindi è proprio per quello che possiamo dire che l'olio essenziale è lo spirito, l'anima della pianta, perché proprio ha questo flusso vitale che fa sì che possa emergere in qualche modo. E quindi diciamo che sono proprio questi oli, che però poi vedremo non sono degli oli intesi come sostanze oleose, perché sono molto volatili, però vengono chiamati oli e oli essenziali, oppure al tempo ad esempio degli alchemici erano quasi visti come delle materie proprio che collegavano la parte materiale con la parte spirituale della persona. Questo proprio come inizio. Allora, gli oli essenziali, nel blog poi vi ho scritto anche un po' tutta la storia, in qua ve la dico brevemente, sono sempre stati utilizzati fin dall'antichità, all'incirca dal 2000 anni prima di Cristo, e venivano già utilizzati ai tempi per dire dei faraoni, oppure alle corti anche di re, dei sacerdoti, proprio se vogliamo partire dall'antico Egitto, ed erano utilizzati per le cerimonie, per scopi curativi terapeutici e anche per scopi funerari. Ovviamente i metodi di estrazione all'epoca erano veramente molto difficili, quindi ricavare dell'olio essenziale impegnava veramente molto tempo e molto denaro, quindi erano riservati solamente ad una parte, ovviamente, d'élite della società. Nel Medioevo anche lì abbiamo l'utilizzo degli oli essenziali, soprattutto per quanto riguarda le erbe aromatiche, che potevano essere il basilico, il rosmarino, la salvia, ed erano proprio legate anche in questo caso per scopi propriamente medici, curativi, e anche a scopi magici. Da qui il percorso va ovviamente via via andando per i vari secoli, quindi anche nel 600, soprattutto 600-700, soprattutto anche alle corti dei nobili, viste proprio anche come sostanze aromatiche. Quindi erano anche nel 700 quasi una moda avere e utilizzare gli oli essenziali all'interno proprio delle grandi corti delle nobiltà europee. Nel 700 più o meno, nella rivoluzione, al tempo della rivoluzione scientifica, abbiamo un blocco, nel senso che non veniva più visto la parte strettamente spirituale della materia, quindi lavorare una pianta non era più vista con anche l'aspetto psicologico, come magari potevano fare anche gli alchimisti, e da qui avevamo avuto uno stop. Dopodiché è ripartito l'interesse proprio verso l'utilizzo di questi oli, ripartito agli inizi del 900, soprattutto con Valnet, che erano questi medici o comunque studiosi proprio di materie scientifiche, e da lì abbiamo avuto un nuovo inizio, possiamo dire, per gli oli essenziali, perché dopo anche diverse ricerche si è visto proprio che hanno delle proprietà soprattutto antibatteriche, antifungine, e
lavorano soprattutto nelle ultime ricerche del nostro secolo e degli ultimi anni, si è proprio scoperto che hanno anche queste proprietà che vanno a lavorare per quanto riguarda tutto l'aspetto psicologico, quindi dalla parte possiamo dire dell'umore, come antidepressivo e anche come proprio come tonico, proprio anche per il sistema nervoso. Questa è un po' la storia che ci tenevo anche a raccontare, perché è anche affascinante secondo il mio punto di vista. Però gli oli essenziali, vi ho spiegato bene che cosa sono. Andiamo a vedere un attimo le caratteristiche, soprattutto partendo dal nome. Sono stati chiamati oli essenziali, ma non sono veri e propri oli, perché non hanno quella parte oleosa, vi dicevo prima. Sono praticamente delle sostanze molto volatili, quindi a contatto con l'aria si dissolvono. Sono delle sostanze incolore, sostanze ovviamente odorose perché hanno una forte profumazione, sono delle sostanze non solubili con l'acqua, quindi se andate a scioglierli ad esempio per fare un pediluvio, mettete sempre del sale in modo che l'olio non resta sopra in sostanza e venga inglobato e praticamente voi possiate sfruttare al meglio le proprietà. Sono delle sostanze che sono molto sensibili alle fonti di luce e alle fonti di calore, difatti sono fotosensibili, quindi che cosa vuol dire? Non andate mai ad applicare un olio essenziale mai puro, mi raccomando, ma poi lo vediamo, e poi esponetevi al sole perché la pelle andrà a macchiarsi, quindi ci sono proprio delle particolari attenzioni che bisogna rivolgere quando andiamo ad utilizzarli. E dopodiché vi stavo dicendo appunto che non sono oleosi. Per estrarli ci sono diversi metodi di estrazione. I più utilizzati sono il metodo di estrazione in corrente di vapore, dove appunto le parti della pianta, dipende ovviamente da dove vogliamo estrarre l'olio, quindi che possono essere i rami, le foglie, le radici, insomma, bisogna vedere un attimo, vengono messi su dei calderoni e vengono scaldati con queste, sono delle caldaie che vanno a farsi, a portare la parte di acqua a bollire e praticamente le molecole, io adesso non sono una chimica proprio per spiegarvelo bene, comunque le molecole della parte lavorata viene filtrata e quindi ci sono queste goccioline che una per una vanno poi a comporre l'olio essenziale. Difatti una cosa molto interessante è che l'olio essenziale ha tantissime sfaccettature, cioè quello che ricavo da una foglia, anche se dello stesso albero, non lo ricavo da un'altra foglia, quindi hanno veramente tantissimi aspetti. Un altro metodo di estrazione è quello per spremitura delle bucce. Questo avviene per quanto riguarda gli agrumati, quindi tutti quegli oli essenziali che sono ad esempio l'arancio amaro, perché dall'arancio amaro viene estratto proprio dalla buccia, mentre dalle foglie poi si estrae un altro olio essenziale, quindi anche lì bisogna un attimo conoscerli, però ad esempio dall'arancio, dal limone, da quello che può essere magari anche il mandarino, vengono proprio estratti con questa pressione esercitata sulla buccia che, se voi fate caso, ha comunque una parte un po' di olietto e molto profumata, e lì praticamente ci sono tutte le molecole per andare poi a formare l'olio essenziale. Un altro metodo di estrazione non più tanto utilizzato perché molto costoso è quello dell'enfleurage, ossia tramite praticamente l'utilizzo di grassi che vengono purificati. Questi vengono praticamente utilizzati di più per i fiori, perché essendo delle parti molto delicate, a contatto con il calore andrebbero ad alterarsi e quindi vengono estratti gli oli essenziali per quanto riguarda i fiori ancora con l'enfleurage. Quindi vengono messi su questi strati di grasso tutti quanti i petali fino a che non vengono proprio assorbiti e poi rimessi sopra altri petali freschi. Questo è un processo che dura all'incirca un paio di settimane finché tutti quanti i fiori non vengono assorbiti e poi grazie a praticamente ad un solvente viene praticamente estratto l'olio. Deve essere proprio
insomma si deve amalgamare tutto con il grasso e dopo da lì si va a lavorare anche con un solvente per poi proprio cercare di portare l'olio proprio ad averlo puro. Un altro metodo di estrazione è quello tramite i solventi. In questo caso qua io sarei un po' contraria, perché comunque un solvente deve essere naturale e comunque non è un processo naturale, però si possono essere utilizzati anche in questo modo qua. Oppure ci sono anche gli oli essenziali, che non sono gli essenziali puri ma vengono ricreati in laboratorio tramite appunto delle molecole create in modo artificiale. Questo generalmente quando vedete che c'è scritto essenza, di solito non è mai un olio essenziale puro. Per essere un olio essenziale puro, a parte il costo, che comunque lo vedete deve essere comunque un costo abbastanza, cioè elevato, perché non potete trovare un olio essenziale di gelsomino a 3 euro per dirvi, e neanche a 5 euro, quindi già da lì vi deve mettere qualcosa in testa che qualcosa non funziona. Quindi questi qua sono i metodi di estrazione più comuni. Dopodiché vediamo un attimo anche le proprietà degli oli essenziali. Ne hanno tantissime, questo qui sarebbe da farvi solamente una carrellata, e poi man mano che andremo a vedere singolarmente gli oli essenziali andiamo a vederle poi dettagliatamente. Però le più comuni sono quelle che vi dicevo prima, comunque proprietà antibatteriche, proprietà antifungine, proprietà antivirali, anche proprietà afrodisiache. Siamo nel periodo di San Valentino, se per caso l'ylang ylang può andare bene, o anche il patchouli. Poi abbiamo delle proprietà che possono essere, sono dei tonici, hanno proprietà eudermiche, quindi che vanno a lavorare anche per la bellezza della pelle, quindi e utilizzati nei trattamenti cosmetici. Hanno delle proprietà scaldanti, delle proprietà antireumatiche, antinfiammatorie, ne hanno tantissime, quindi per ogni bisogno o necessità sappiate che ci sarà un olio essenziale adatto per quella vostra necessità nel momento. Dopo vediamo anche, vi ho analizzato anche un attimo in modo molto semplice le note di cui si compongono le profumazioni negli oli essenziali. Abbiamo tre tipi di note che vanno dalle note di testa, dalle note di cuore alle note di base. Le note di testa sono quelle che stanno in alto e sono le note più volatili, ossia che comunque una volta annusate, bene o male, spariscono molto presto, e queste sono principalmente collegate a tutte quante quelle profumazioni che sono agrumate, quindi delle profumazioni molto leggere. Dopodiché abbiamo la profumazione centrale, che è la nota di cuore, chiamata così perché è proprio il cuore dell'olio, quindi della profumazione nel momento, e riguardano di più le profumazioni, quelle più armoniose, più armoniche e floreali, e stanno proprio nel centro, quindi qua può essere una profumazione di rosa per dire. Poi alla base abbiamo quelle profumazioni che hanno che sono meno volabili, quindi persistono molto, e riguardano proprio i legni e le resine principalmente, e questi sono proprio quelle profumazioni molto più intense che non piacciono a tutti. Se le agrumate, bene o male, piacciono per l'80% a quasi tutte le persone, quelle legnose o comunque a livello proprio di una profumazione di incenso non piacciono a tutti. Ad esempio in questo caso qua possiamo avere il vetiver, il patchouli, l'ylang ylang, la cannella, come vedete sono proprio delle profumazioni belle toste. E questo per quanto riguarda le note, quindi abbiamo anche una classificazione della profumazione in base proprio alle note che un olio essenziale ha. Un altro aspetto che mi sono sentita da analizzare è quello anche degli utilizzi, quindi come posso io sapere come utilizzare un olio essenziale. Allora, innanzitutto un olio essenziale io direi di evitare di prenderlo per bocca, anche se molto spesso anche nei miei libri lo citano, l'assunzione per via orale, da come la citano la sconsigliano anche, sarebbe troppo troppo forte, quindi questa la mettiamo da parte. E altri
altri due modi per utilizzarli sono quelli o per via olfattiva, giustamente, quindi aromaterapia su Fimigi, nel fornellino della, sì, appunto, dell'aromaterapia, che sia quello classico oppure quelli elettrici, che a me personalmente non piacciono più di tanto, ma insomma sono scelte, o magari anche nel fazzoletto, quindi nel momento del bisogno. Mi viene in mente, ad esempio, che ne so, la menta è un tonico, magari sia è anche un antispasmico, se ha un momento tipo di nausea, così annusare un po' di menta sarebbe l'ideale, perché proprio toglie questa brutta sensazione. E quindi tutto quello che è per via olfattiva. Poi ovviamente c'è anche la via per via topica, quindi per via cutanea. In questo caso qua, attenzione, unite sempre l'olio essenziale e soprattutto poche gocce di olio essenziale con un olio vettore, quindi in questo caso un olio vegetale, che può essere un olio di jojoba, un olio di vinaccioli, insomma l'olio di oliva magari no, perché è troppo intenso come profumo, però comunque un olio che vi faccia da vettore. E in questo caso lo possiamo utilizzare per massaggi, anche per assieme a, per dire, delle creme anticellulite, se abbiamo il mal di schiena possiamo proprio lavorare localmente con degli oli essenziali adatti. Può essere utilizzato anche per i pediluvi, per il bagno, per le pulizie di casa, perché sapete che unito al bicarbonato sono delle bombe. Possono essere utilizzati per un piccolo spignatto molto veloce, uno spignatto cosmetico casalingo, e quindi li possiamo utilizzare per tanti usi. L'ultima cosa che ci tenevo anche a dire in questa presentazione, spero che non sia durata tantissimo, ma mi rendo conto che le cose da dire sono tante, è un aspetto che a me piace particolarmente, e che è il fatto perché magari siamo portati più a scegliere un olio rispetto ad un altro, perché anche la profumazione influisce molto magari anche sul nostro aspetto psicologico. Quindi, adesso io qua me li sono scritti per non dimenticarmeli. Allora, se magari ci piace di più una profumazione riguardante il legno, quindi legnosa, magari un po' più, sono quelle profumazioni, dicevamo prima, forti, determinano anche il nostro carattere molto deciso, determinato. Le profumazioni floreali invece sono quelle profumazioni un po' più delicate, dove sono magari indicate anche per distendere e calmare nel caso anche magari di un periodo particolarmente stressante. Poi abbiamo le profumazioni fruttate, che personalmente sono quelle che amo di più, e sono quelle profumazioni dove vanno a stimolare proprio la creatività e la solarità, e vanno proprio a dare questa apertura anche verso il mondo. Ultime, ho messo dentro anche le resine sono chiamate le lacrime degli alberi, non so se lo sapevate, ma in questo caso qua vanno a lavorare su quelle ferite emotive, in qualche modo si cerca un po' di rimarginarli, e infatti era bello anche vedere questo aspetto. Bene, io ho parlato, ho detto ci metto poco, ma vedo che ho parlato tantissimo. Io come introduzione finirei qua, partirei poi la settimana prossima ad analizzare gli oli essenziali singoli. Fatemi sapere se il progettino così che ho ideato vi piace, vi può essere insomma interessante. Se il video vi è piaciuto, fatemi sapere anche in questo caso qua. Io vi mando un bacione enorme e ci vediamo nel prossimo video.